È possibile sconfiggere l'altro grande nemico, cioè la bolletta del gas, in fai da te? È indispensabile chiamare un professionista a farsi fare il 110%, il 50%, il 65%, stare dietro anni e anni e anni, vedere la propria casa sventrata, non poterci andare ad abitare perché diventa una cosa disastrosa, eccetera? Oppure è possibile fare qualcosa cercando di farlo nel tempo perso, nel sabato, nella domenica, quando voi volete, senza impegnare la propria famiglia per anni e poi magari avere la difficoltà per qualche cavillo burocratico non poter nemmeno rientrare nelle spese oppure avere problematiche varie? Quindi il rischio c'è ovviamente anche nel 110, quindi è possibile magari soprassedere questo, soprattutto se si è in presenza di una casa magari vecchia con l'abrodo? Ah, questa è una domanda che mi sono sempre fatto. È indispensabile avere una termocamera? È indispensabile fare qualcosa con strumenti complicati? La mia risposta, quello che vi dico, è no. È possibile, almeno questa è la mia esperienza, se avete una casa un po' tipo la mia, con l'abrodo anni 70, è possibile migliorare di molto le prestazioni dell'abitazione, quindi spende molto meno, anche in fai da te. Questo viene fatto su tre livelli. I tre livelli sono il soffitto, le pareti laterali e diciamo la cantina, perché casa mia è una casa degli anni 70, è una villetta bifamiliare che in realtà è monofamiliare perché abbiamo in comune una parete con gli stupendi vicini che abbiamo, però non è riscaldata, quindi alla fine sono esposto su tre pareti, diciamo quattro. Come vedete le dispersioni sono molto elevate sul tetto, molto alte sulle pareti e minori sulla parte inferiore, quindi diciamo sulla cantina. Infatti sono queste le operazioni che ho fatto in questi anni. Come valutare le prestazioni energetiche dell'abitazione? C'è un test molto semplice ed è il test dello spegnimento del riscaldamento. Voi portate il riscaldamento alla temperatura normale alla quale la portate, per esempio io ho 20,5 gradi a mezzanotte e poi si spegne alle 11 in realtà, e al mattino, senza, con tutto spento, vedete la temperatura che raggiungete. Questo è un test che ho fatto il mese scorso e avevo portato a 20,5, sono arrivato a 17,8, quindi diciamo che 2,5 gradi, ma la temperatura esterna era molto molto bassa, era circa meno 2, meno 3, anzi in realtà era meno 5, quindi situazione molto disagevole. È chiaro che se voi avete fatto il test con una temperatura più alta, come in questo caso erano 3, vedete in alto col sole, ma nella realtà misurati realmente erano 0, il delta era 2 gradi. Vi assicuro che 2 gradi è un'ottima prestazione, quindi se voi avete una casa che, questo è il salone in particolare, però se avete fatto un test del genere e riuscite a raggiungere 2 gradi, avete una casa messa discretamente bene. Per confronto vediamo il dato anche con 7 gradi fuori, in realtà erano 5, vedete che addirittura il delta è di 1 grado, tra l'altro questo era stato ottenuto il 16 di marzo quando avevo fatto altri isolamenti, quindi diciamo che era uno step successivo. Qui c'è sia il fatto che faceva più caldo fuori, sia il fatto che comunque avevo fatto degli isolamenti superiori. Vedremo poi quali sono questi isolamenti nel proseguo del video. Il test del delta ci dà un'idea di come funziona la casa, ma per vedere esattamente, senza chiamare un professionista, senza dover fare un test via software, che tra l'altro molte volte può essere anche non precisissimo, è molto più facile se voi avete i consumi dell'abitazione, potete rilevarlo anche delle bollette dallo storico, potete capire a che livello è casa vostra, cioè la cosiddetta classe energetica. Questi dati sono tanti anni che li raccolgo, in particolare dal 2007, anno in cui siamo venuti in questa casa. Il record di consumo è relativo all'anno in cui è nata Sofia, cioè nel 2011. In quell'anno consumai 2600, se lo vedete in alto, 2679 metri cubi, che è un consumo mostruoso, che dimostra che la casa non era messa molto bene. Infatti non c'era nessun tipo di isolamento, né sottotetto, né cantina, le pareti sono pareti da 9 più 12 più 9 cm, con la camera da per appunto da 12, ma senza polistirolo, senza nessun tipo di isolamento. Questi 2679 corrisponderebbero a una bolletta attuale di quasi 4000 euro. Quindi capisco chi piange la bolletta, chi ha una casa non isolata, un po' come la mia, ce ne sono tantissime, e che magari si chiede, ma devo abbandonare la casa perché non ho i soldi per pagarla o posso fare qualcosa? Ed è qui che veniamo noi, con questo video del fai da te, energia, quindi risparmio energetico fai da te, si può fare e vi spiegherò come ho fatto con delle semplici operazioni, che tra l'altro non sono neanche troppo costose. Questo vale soprattutto per case messe molto male, perché case messe molto bene, quindi che hanno già una classe energetica molto buona, lì diventa un pochino più complicato. Ma se avete una casa vecchia, credo che nella mia situazione ci sono molti, quindi case degli anni 70, è possibile sia valutare facilmente, sia coibentare facilmente questa abitazione. Qui vediamo lo step successivo. Ho fatto una serie di operazioni e nel 2018 sono riuscito a raggiungere la cifra molto buona di circa 1700
1683 metri cubi di metano all'anno. Sono tanti, molte case che voi avete, la mia casa mia è una casa dei 110 metri quadrati, quindi non è enorme, però appunto era fatta con criteri molto molto approssimativi. 1700 metri cubi di metano vuol dire che con queste operazioni fai da te ho risparmiato 1000 euro all'anno. Come ho fatto? Prima di tutto vediamo di centrare la classe energetica dell'abitazione, perché è molto importante capire dove siamo. Quindi voi semplicemente si tratta di prendere i consumi annui, quindi consumo da il 15 di ottobre al 15 di ottobre dell'anno successivo, perché è molto importante, togliere i consumi, chiamiamoli non di riscaldamento, quindi per scaldare l'acqua, per fare il bagno, per fare la doccia, per cucinare. E io ho visto, questo potete calcolarlo, dai consumi estivi, perché bene o male nei consumi estivi vedrete più o meno, con qualche doccia in più, però vedrete anche quelli, diciamo, non di riscaldamento, perché il riscaldamento è spento. Possiamo quantificare mediamente per una casa di 4 persone come la mia 0,8 metri cubi di metano al giorno per cucinare e per lavarsi. Quindi togliete ai consumi invernali, come nel caso precedente 2700 metri cubi, 0,8 per 365 giorni e riuscite ad avere il consumo solo per il riscaldamento della vostra abitazione. Questo è il punto di partenza. Senza di questo non possiamo andare a poi a fare i calcoli successivi per il calcolo della classe energetica, perché la classe energetica è semplicemente il consumo annuo di metri cubi di metano, o meglio di kilowattora, per metro quadrato di casa, così da poter confrontare case di qualsiasi dimensione. Vediamo allora il calcolo. Consumo metano 2679 metri cubi, consumo invernale gli togliamo quei 300 circa metri cubi all'anno, andiamo a 2379 metri cubi di metano all'anno. Dividendo per i metri quadrati di casa, in questo caso sono 110 metri quadrati, otteniamo il numerino che ci serve per la classe energetica, che è di 21,62 metri cubi per metri quadrati. Quindi avete capito che io consumavo 21 metri cubi, vuol dire che per ogni metro quadrato di casa io spendevo circa 25 euro all'anno. Quindi è una cifra mostruosa. Entriamo in questi tre, in questo momento, perché il metano costa 1,2 euro al metro cubo, ai tempi costava 0,4, costava veramente una cavolata, ma in questo momento dobbiamo lottare contro questi aumenti che non si capisce, non sono giustificabili, sono veramente mostruosi, che porteranno veramente a una crisi enorme, e noi per combatterla dobbiamo riuscire a diventare il più possibile indipendenti. Andiamo a vedere in che classe eravamo. Con 22, vedete in alto a destra, siamo ben oltre la classe G, quindi il peggiore in assoluto. Eravamo proprio messi, ma non male, malissimo, perché la classe G è 16 metri cubi di metano. In realtà il calcolo si fa sui kilowattora, però un metro cubo di metano sono circa 10 kilowattora, quindi alla fine il calcolo è anche abbastanza semplice, c'è un 10 di mezzo. Alla fine eravamo ben oltre la classe G, quindi disastrosa, ma ci sta, perché erano case, la mia casa mia del 71, erano case che non erano costruite con criteri di nessun tipo. Ai tempi si riscaldava col gasolio, pensate a riscaldare adesso col gasolio, vuol dire avere una bolletta da 7000 euro, e soprattutto anche comunque il metano costava veramente pochissimo, lo regalavano, quindi perché mettersi dietro a fare una coibentazione? Non c'era neanche l'idea. E infatti casa mia ha alcune difficoltà come ponti termici, lo spiegheremo che cosa sono, e altre problematiche veramente disastrose. Quindi è molto facile in realtà, con case tipo la mia, migliorare con pochi soldi tanto 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 il rendimento dell'abitazione. Andiamo a vedere allora il record era del 2018, 1783 metri cubi. Facciamo lo stesso calcolo, ci togliamo 300 metri cubi di metano e arriviamo a un consumo di 1483 solo di riscaldamento annuo. Dividiamo per i metri quadrati e troviamo il numerino di 13,48 da 22, quindi vedete già il passo è un passo enorme, 13,48 metri cubi di metano per metri quadrati di abitazione. A questo punto andiamo a vedere in che classe siamo. Calcolate che non è così facile passare di una classe, infatti il 110% fa sempre riferimento al doppio salto di classe, cioè voi potete accedere alle detrazioni del 110% se passate da casa vostra da una classe G a una classe E. Facendo quello che ho fatto sarei passato, vedete, dalla classe G, oltre la G, a quasi
quasi una E, perché 14 è tra la E e la F. In realtà da quel 2018, soprattutto quest'anno, proprio per i rincari, questa crisi mi ha dato la voglia e anche l'opportunità, perché a questo punto ho detto non c'è neanche da scegliere, conviene comunque cercare di commentare più, ho ampliato, ho modificato, ho migliorato ancora di più la prestazione di casa mia. La logica è: si parte dall'alto, perché tutto ciò che c'è in alto, siccome il calore è verso alto, molto semplicemente è anche intuibile, un soffitto di casa sarà sicuramente più caldo di un pavimento, perché quando voi scaldate con il radiatore il calore va verso alto, quindi ci sarà sempre un gradiente termico di circa un grado dal pavimento al soffitto, e lo potete misurare per esempio con una pistola infrarossi, vedremo come si fa. Quindi se c'è da lavorare, partite dall'alto. E la cosa più semplice da fare, soprattutto se avete un sottotetto non calpestabile, quindi che non è utilizzabile, ci mettete lì un bel isolante. Io ho scelto la lana di roccia, che comunque è ecocompatibile, e vi ho messo un sacco di lana di roccia in questi anni. Infatti la prima operazione che feci fu quella di prendere dalla Rockwool 12 cm di lana di roccia, lo vedete, è quello marrone qui sulla destra nel video, quindi io avevo già uno strato. I video che state vedendo adesso sono relativi a quello di un secondo strato che ho aggiunto proprio quest'anno, di 8 cm. Un'altra operazione che ho fatto è nelle pareti a nord, questo invece si sta parlando di una parete a ovest, nelle pareti a nord avevo insufflato, come vedete, con i pallini di polistirolo, ottenendo degli ottimi risultati. E questo mi ha portato, certo, a un vantaggio inferiore rispetto a quello del soffitto, ma comunque buono. Qui vedete la camera d'aria di 12 cm completamente piena di questi pallini. E l'ultima operazione che ho fatto, quella di quest'anno, perché prima non c'era, quest'anno ho isolato completamente la cantina. Quanto valgono queste operazioni? Facendo così i conti della serva, se il soffitto vale tantissimo, le pareti valgono circa i 2/3 e il pavimento vale circa la metà. Quindi se dovete investire dei soldi, e più o meno la coibentazione si può confrontare, perché 10 cm di lana di roccia costano più o meno come 10 cm di polistirolo o di pallini, se dovete investire cominciate dal soffitto. Quello che ho visto è che più o meno, coibentando tutta la soffitta di casa mia con 5 cm di polistirolo, dovrei raggiungere, migliorare le prestazioni di un 8-10%, mentre il sottotetto, coibentando totalmente, si ha un vantaggio non del 10 ma del 30%. Nei video successivi vedremo nel dettaglio questo, se vi interessa. Se non vi interessa, no, le faccio lo stesso, però vabbè, me le guarderò io. Però credo che sì, l'elettricità è molto importante, sì, riusciamo a compensare qualcosa col fotovoltaico, soprattutto d'estate, ma la grande sfida in realtà è quella del riscaldamento. Vogliamo continuare a scaldarci o vogliamo semplicemente abbassare la temperatura del termostato? È molto meglio fare almeno l'operazione di base, per chi se lo può permettere o per chi riesce, in fai da te, tappare i buchi. Diciamo che casa può essere un colabrodo, può essere uno scolapasta, ma noi possiamo fare qualche operazione per tappare quei buchi. Poi se vogliamo la casa classe A, è chiaro che questo è tutto un altro discorso e tutti altri costi. Però l'importante, ed è questo che vogliamo sottolineare in questi video, in fai da te si può fare veramente tanto, basta avere la voglia e un minimo le competenze, e soprattutto nei video successivi daremo un numero, un valore che abbiamo già un po' accennato ad ogni operazione, con costi, rientro e quant'altro. Grazie amici, spero che questo video vi sia utile. Al prossimo video sul risparmio energetico e efficienza energetica. Ciao a tutti!